Bella a tutti, ragazzi, qua è Berto. Oggi sono qua per presentarvi la Snapshot 50, uscita ieri. Ebbene, il Team Motion, come ogni settimana, ha fatto uscire la Snapshot che ci presenta le novità in vista della 1.4.6, che è stata confermata la sua uscita, che sarà prima di Natale. Quindi sarà un update soprattutto per aggiungere degli oggetti natalizi, in tema natalizio, ok? Iniziamo la presentazione delle novità e dei bug corretti di questa Snapshot. Allora, per prima cosa è stata aggiunto il rumore dei fireworks che era stato, non era stato messo nella scorsa Snapshot, dove sono stati proprio inseriti i firework, e vi faccio subito sentire il rumore, che era anche abbastanza fatto bene. Questo rumore del naso che parte. Avete sentito l'esplosione? Alzo un po' così potete sentirla molto meglio. È fatto abbastanza bene, sembra proprio vero. Ok, perfetto, procediamo. Dopo questa piccola aggiunta è stata aggiunta un'altra davvero interessante che va a abbellire ancora di più Minecraft. Infatti, se metteremo la grafica in fancy, in italiano dovrebbe essere dettagliata, ovvero poche parole quella più alta, insomma, gli oggetti quando verranno buttati si vedranno in tre dimensioni, infatti gireranno, non so, vi posso mostrare il diamante che è veramente carino, eccoci qua, vedete il diamante che girerà, e è molto carino, è molto cartunesco, però è fatto bene, abbellisce il gioco. Ovviamente se metterete la grafica in fast, questa cosa non succederà, infatti la visualizzazione dell'oggetto droppato a terra sarà sempre lo stesso. Comunque, piccola aggiunta molto carina. Ok, procediamo. È stata aggiunta una funzione che è possibile vedere il nome dell'oggetto che si seleziona anche in modalità survival. Facciamo il mostro, game mode 0. Ecco, che verrà mostrato il nome dell'oggetto. E purtroppo non è possibile toglierlo, però basterà modificare dei file. Magari in futuro verrà anche messa un'opzione per toglierlo, visto che comunque anche a molti non può piacere questa funzione. Ok, procediamo. È stato risolto un bug per quanto riguarda l'enchanting degli oggetti con ebook. Infatti, in modalità creativa, come sapete, è possibile enchantare qualsiasi blocco, anche se non è un'arma, un'armatura. Per esempio, ho preparato un accendino con Project Progression 4. Ecco, non me lo fa, non me lo fa appunto craftare perché sono in modalità survival. Se mi metto in creativa invece, vediamo, ecco che me lo fa incentrare correttamente. Ecco, il bug risolto, diciamo che è appunto quello che permetteva di fare questo anche in modalità survival. Ok, perfetto. Poi è stata aggiunta anche una piccola novità che permette di trovare i book enchantati nelle ceste dei villaggi e anche appunto dai villaggi stessi, quindi potete commerciare con gli smeraldi oppure derubare dalle ceste dei villager dei preziosi buchi, scusate, dei book. E quindi è molto buono perché, non so, immaginate, andate in un villaggio così a caso e trovate un libro Protection 4 in una cesta, cioè è veramente molto interessante e molto buono. Ok, procediamo. È stato aggiunto un nuovo enchant che si chiama Thorns 3, e questo enchant diciamo che permette, adesso ve lo mostro subito la sua funzione, permette di infliggere danno a un mob che ci attacca nelle vicinanze. Per esempio, io ora mi sono messo in survivor, metto in normal e adesso vado a spawnare, cavolo, mi sono dimenticato l'uovo, scusate. Per spawnare i mob, okay, per esempio spawniamo uno zombie, se lo trovo lo spawno volentieri, eccolo qua, mi tolgo la game mode, ok, spawniamo lo zombie questa cosa non succede sempre, ecco, per esempio adesso è successa, quando lo zombie ci attacca subirà danno.
esempio, adesso mi sta uccidendo, cavolo, non succede spesso, succede ogni tanto, comunque non è molto potente perché fa poco danno e comunque il prezzo da pagare è tanto perché si deve far attaccare. Ecco, per esempio adesso ho subito danno senza che facessi niente, come avete, ripeto, non succede sempre e quindi non è, diciamo, fortissimo, insomma, si potevano dare qualcosa, potevano mettere un coso più forte, quindi sì, una buona aggiunta, però non lo vedo troppo utile dal punto di vista anche del PvP multiplayer, perché quello bisogna guardare. Ok, poi ovviamente è stata aggiunta una, diciamo, una funzione che avvisasse gli utenti che stanno giocando con una versione troppo antiquata di Java di aggiornarla, appunto, perché infatti quelli che hanno una versione di Java inferiore alla 5 vengono avvisati che bisogna aggiornare, insomma, perché Minecraft funzionerà molto più lentamente della versione 7.9 che c'è adesso, quindi diciamo un involvimento ad aggiornare Java. Poi ci sono stati altri minori bug fix che vi metterò in descrizione, infatti è una lunga, piccoli bug, insomma, che magari anche visivi, grafici, del rumore, che non vi sto a dire tutti, se no il video durerebbe 30 minuti. Ok, perfetto, da questo è tutto, da questo video è tutto, un saluto, ricordatevi di iscrivervi al canale e se avete un video da inviarci e volete farvi conoscere nella community italiana di Minecraft, potete farlo inviandoci un video dal nostro sito e noi lo caricheremo se sarà bello, diciamo bello, se sarà originale, creativo, lo caricheremo. Un saluto da Berto, alla prossima, ciao!